Nuovo appuntamento con Niente Male, la nostra rubrica di approfondimento medico-scientifico, un appuntamento importante. Oggi in studio abbiamo il piacere di ospitare il dottor Salvatore Bellofiore, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Benvenuto dottore. Buonasera. Col dottore Bellofiore parleremo di apnea ostruttiva del sonno, l'apnea, la cosiddetta apnea notturna, un fenomeno, una patologia possiamo definirla, non così rara, dottore, ma di cosa si tratta? Innanzitutto diciamo che è una patologia, come ha giustamente detto lei, fatto notare lei, che è una patologia abbastanza frequente nella popolazione. Arriviamo a percentuali, diciamo, se comprendiamo le forme lievi, le forme gravi, molto alte, intorno al 20%, quindi una patologia molto frequente, principalmente poi, come vedremo più avanti, in particolare categorie di soggetti, ci sono tutta una serie di fattori predisponenti. L'essenza di questa patologia è l'ostruzione delle vie aeree superiori, l'ostruzione periodica delle vie aeree superiori. Ecco, magari ci aiuta sì, in ci questo caso con una slide, figura, con un'immagine. Slide. Ecco. Sì, possiamo vedere, questo è uno spaccato, diciamo, delle vie aeree superiori, dove abbiamo il rinofaringe, le fosse nasali, e l'ostruzione avviene appunto nelle parti più collassabili delle vie aeree superiori, che è appunto la struttura faringe, che durante l'atto inspiratorio, durante il sonno, perché durante il sonno e non durante il giorno? Perché durante il sonno i muscoli del faringe sono rilassati, come tutti i muscoli, quindi si è più proni all'ostruzione di queste vie aeree. Infatti, come vediamo qua, diciamo, in questa diapositiva esemplificativa, ci sono tutta una serie di strutture, la base della lingua, il palato molle, che possono collabire e ostruire il flusso aereo. Ovviamente questa ostruzione dura diversi secondi, non è un'ostruzione permanente, dopodiché il soggetto riprende tono muscolare, si liberano le vie aeree e ricomincia a respirare. Per cui l'andamento della respirazione durante il sonno in questi soggetti con apnea ostruttiva del sonno è un andamento, diciamo, abbastanza ondulante. Ci sono periodi di respirazione normale, poi il paziente va in apnea, poi si riaprono le vie aeree e ricomincia a respirare. Ancora grazie alle slide possiamo vedere proprio la posizione. Sì, la posizione, no? Sì, certo, come periodicamente si ha l'apertura e la chiusura di queste vie aeree. È da sottolineare una cosa importante, che non è solo un fatto meccanico, è un fatto che coinvolge tutto l'organismo. Perché? Ecco, spieghiamolo bene. Spieghiamo bene, perché durante l'apnea abbiamo innanzitutto una carenza di ossigeno, perché l'ossigenazione del sangue si abbassa. L'apnea poi perché termina? Termina perché succede che si ha un micro risveglio, una scarica, l'organismo reagisce con una scarica simpatica, adrenalinica, si ha un micro risveglio di cui il paziente non si rende conto. Durante la notte teniamo conto che un paziente, diciamo un'apnea moderata severa, ha dai 30 e più di 30 episodi di apnea per ogni ora di sonno, quindi diciamo un soggetto che dorme 5 ore. Quindi ci sono come dire, diversi livelli. Diversi, no? Livelli di gravità sicuramente, però queste apnee poi terminano con un micro risveglio. Questo micro risveglio fa sì che il paziente affetto da apnea del sonno ha una condizione particolare e non riesce a fare un sonno profondo, un sonno ristoratore. Per cui quindi diciamo uno dei segnali, uno dei segnali più uno dei campanelli dell'allarme potrebbe essere disturbo del sonno, la sonnolenza del giorno, perché questo poi si ribalta, ecco, durante la giornata lavorativa, la giornata della vita di relazione al soggetto, con una sonnolenza eccessiva. Per cui questi sono soggetti che durante la notte vanno in apnea, le apnee non consentono un sonno, fra virgolette, ristoratore, un sonno profondo, il soggetto quindi di giorno ha bisogno di dormire, ha sonnolenza diurna. E questo spiega anche perché i soggetti con apnea ostruttiva del sonno sono più frequentemente degli altri vanno incontro a incidenti automobilistici per colpi di sonno, mm-hmm, incidenti sul lavoro, incidenti domestici anche. Per cui la sonnolenza è un sintomo importantissimo dell'apnea ostruttiva del sonno e deve essere, come ha detto lei, un campanello d'allarme.
Adesso ci arriviamo perché abbiamo già fatto come dire, un certo percorso, no? Anche un po' accelerato, perché abbiamo parlato della definizione delle cause, delle prime cause, abbiamo visto, magari poi sì, ritorniamo le cause, su questa le cause ovviamente, diapositiva. Se abbiamo un soggetto per esempio obeso, con una deposizione di grasso attorno al collo che già di per sé restringe le vie aeree, è più prono, sicuramente più probabile che vada incontro ad apnea del sonno. Poi altre cause può essere anche delle alterazioni anatomiche più o meno pronunciate, una lingua grossa, una macroglossia, un velo del palato un pochettino più lungo, o cause esclusivamente funzionali, cioè soggetti che hanno un ipotono dei muscoli delle vie aeree superiori oppure un sistema nervoso autonomo che risponde in maniera molto drastica alla mancanza di ossigeno che si genera durante l'apnea. Quindi le cause sono diverse e fra di loro, diciamo, si potenziano fra di loro e in questi soggetti determinano appunto l'apnea ostruttiva. Leggo nella scheda che ho qui davanti che tra le cause ci possono essere anche l'abuso di bevande alcoliche prima, sì, di andare a dormire, e anche quello dei sonniferi, che magari è conseguenziale, no? Cioè non riesco a dormire, quindi magari mi affido al sonnifero, però questo poi mi porta, ecco. Sì, sicuramente sì, ci sono dei fattori che, come ha indicato lei, che non sono delle cause vere e proprie, ma sono dei trigger, dei fattori scatenanti, per esempio l'assunzione di alcol prima di andare a letto, nelle ore pomeridiane, notturne, favorisce un'ipotonia dei muscoli delle vie aeree superiori e li rende più facilmente collassabili. Per cui noi consigliamo ai nostri pazienti, per esempio con una sindrome lieve, moderata, in cui non c'è l'indicazione a un trattamento importante, di fare una certa cosiddetta igiene del sonno, nel senso andare a dormire ad orari bene o male controllati, sempre di non assumere alcolici nelle ore pomeridiane o prima di andare a letto, di non assumere ovviamente, ove possibile, farmaci o sostanze che possono, diciamo, ridurre il tono muscolare, come per esempio i tranquillanti, gli ansiolitici. Sì, peraltro anche qui c'è un'altra nota, che adesso ci spiegherà lei, il disturbo interessa più frequentemente gli uomini delle donne. Perché? Sì, questo è vero, il disturbo, il rapporto è 2-1, diciamo, fino a quando si tratta di fasce giovanili, adulte. Quando le donne entrano in menopausa questo rapporto torna 1-1, come se le donne non è stato trovato esattamente qual è il meccanismo, ma è sicuramente legato agli ormoni femminili che proteggono la donna, la rendono meno prona ad avere, riducono la possibilità di andare incontro alle apnee del sonno. Cessando questa attività ormonale con la menopausa, poi il rapporto fra uomini e donne tende ad equilibrarsi. Allora, abbiamo parlato di sintomi, abbiamo parlato anche di cause che possono in qualche modo coincidere poi con questa patologia, ma come faccio ad accorgermene? A tutti noi è capitato di dormire con un parente, un nonno, uno zio, un amico che magari è venuto a trovarci in famiglia, l'abbiamo ospitato e magari di notte, no? Abbiamo questo disturbo del sonno perché lo sentiamo russare in maniera importante, no? Certo. Ecco, in quel caso si può trattare di un semplice disturbo passeggero dovuto appunto allo spostamento, oppure magari, visto che è difficilissimo, credo, percepirlo da soli, questo tipo di disturbo, lo possiamo allertare in qualche modo? Sì, sicuramente sì. Il discorso di quello che sono i familiari, il bed partner, se il soggetto convive e dorme con un'altra persona, è estremamente importante nell'anamnesi. Noi lo facciamo sempre quando raccogliamo l'anamnesi, cioè la storia clinica del paziente. Questo perché il russamento, diciamo che è l'anticamera dell'apnea. I russatori di per sé, il russamento può essere innanzitutto occasionale, questo a secondo di stanchezza, assunzione, sì, di alcol, anche qua, diciamo, tutti fattori che rilassano eccessivamente le vie aeree superiori, per cui queste vie aeree, il russamento non è altro che vibrare delle strutture delle vie aeree superiori.
Perché? Perché il canale si restringe ma non si chiude, quindi il lussamento è un campanello d'allarme importantissimo, non quando è occasionale ma quando è costantemente tutte le notti. Quindi un russatore, diciamo, costante va attenzionato. Il russamento, non tutti fortunatamente i russatori vanno in contrapennea, spesso però ce lo riferisce il bed partner, la moglie o il marito piuttosto, e ci dice proprio che ci raccontano tutti fanno sempre la stessa descrizione del fenomeno, cioè paziente russa in maniera, spieghiamolo bene, perché poi può sfuggire, non solo può sfuggire ma credo sia poi comune a tante tante persone, tanti nuclei familiari, no, perché magari si pensa russa pesantemente perché non riesce a riposare bene, e invece no, magari non è un'abitudine, perché molte volte passa, dice il nonno russa casopotta a testa, ecco, questo è il senso. Nella maggior parte dei casi, in molti casi è solo un disturbo, diciamo così, acustico. In altri casi però nasconde un'apnea. In questi casi il partner o chi vede dormire il paziente si accorge che da un russamento molto intenso si passa al silenzio. Il silenzio significa che in quel momento, in quei 10, 20, 30 secondi, certe volte anche mezzo minuto, il paziente non respira. Non respira perché l'aria, si chiudono le vie aeree superiori, l'aria non riesce a passare, quindi non passando non fa rumore. Dopodiché ci raccontano che fa un respiro profondo, fortissimo, e si libera e ricomincia di nuovo a russare. Questo respiro è legato all'apertura delle vie aeree e al micro risveglio del paziente. Spesso questi pazienti nel racconto dei bed partner, dei familiari, sono pazienti che nel sonno sono molto agitati, perché questa, tante volte reagiscono a questa mancanza di ossigeno girandosi nel letto o sobbalzando sul letto, diciamo, sono molto agitati, a volte sudano perché nello sforzo di tirare aria dentro a volte sudano. Un'altra caratteristica importante, comune in questi pazienti, un altro sintomo spesso riferito è la nicturia, quello che noi chiamiamo in termine medico nicturia, sarebbe l'eccessiva produzione di urina durante la notte, che costringe il paziente ad alzarsi 2-3 volte per fare non una piccola quantità di urina come nel paziente prostatico, ma fare perché aumenta la diuresi, aumenta la quantità di urine durante la notte a causa proprio delle apnee. Non stiamo qua a spiegare i meccanismi fisiopatologici, sono molto complessi. Comunque questo è un fenomeno da attenzionare. Da attenzionare anche perché abbiamo capito che poi non riguarda solo le vie aeree, le vie respiratorie, ma poi in qualche modo coinvolge anche altri organi. Purtroppo è una patologia che, sì, come ha detto lei, che parte dalle vie aeree superiori, ma coinvolge tutto l'organismo, innanzitutto a livello del sistema cardiovascolare. Sono pazienti che durante la notte hanno picchi ipertensivi anche importanti, perché una delle risposte dell'organismo è una scarica, come abbiamo detto, simpatica, adrenergica, e quindi con picchi di pressione importante. Aumento anche della frequenza cardiaca in risposta a queste, alla scarica simpatica, e comparsa anche di fibrillazioni atriali, extrasistolie notturne, diciamo disturbi del ritmo cardiaco che a lungo andare, verificandosi notte per notte, poi determinano la comparsa di un'ipertensione arteriosa anche durante il giorno, di aritmia anche durante il giorno, quindi mettono a dura prova, diciamo, il cuore, le apnee innanzitutto. Un altro organo estremamente importante è il sistema nervoso centrale. Ultimamente sono stati fatti tutta una serie di studi che ci dicono che le apnee del sonno possono indurre anche patologie comportamentali importanti, fra cui anche la sindrome di Alzheimer, il morbo di Alzheimer. Va bene, quindi volendo ancora approfondire prima di arrivare poi alla prevenzione, se c'è un modo di prevenire, e poi anche della diagnosi e dei trattamenti, vorrei tornare su questo punto, perché parlando proprio di metabolismo, no? Nel ciclo vitale che dura un giorno sostanzialmente, sappiamo da fonti sicure scientifiche che proprio il sonno è una parte importantissima, e proprio in quella fase chi soffre di questo disturbo ha una sorta di scompenso che poi si ripercuote nella vita quotidiana, cioè poi a risveglio appunto con altre sintomatologie, no? Come per esempio la perdita di concentrazione durante il giorno. Sì, sicuramente.
sonnolenza, perdita di concentrazione, mancanza dell'attenzione, tempi di risposta rallentati anche a uno stimolo, per esempio anche questo durante la guida, durante l'attività lavorativa, estremamente importante. Questo, diciamo, nell'acuto. Nel cronico, persistendo, diciamo, per anni, questa patologia, se non viene diagnosticata, diciamo, in tempi brevi, se il paziente va in apnea per anni, a lungo andare poi si innescano le malattie degenerative del sistema nervoso. Quindi questa perdita della capacità di concentrazione poi diventa una perdita della memoria, diventa una perdita della capacità, una riduzione della capacità ideativa. Quindi una riduzione di tutte quelle che sono le capacità cognitive dell'individuo. Appunto perché durante il sonno, come diceva lei, che è una parte importantissima della nostra vita, perché serve a riorganizzare i cassetti della memoria a livello del sistema nervoso centrale, connettere le sinapsi e cercare di dare quel giusto riposo che merita, specie dopo un'attività, diciamo, lavorativa intensa, venendo a mancare questo, si hanno poi tutta una serie di effetti sia al carico del sistema nervoso, come abbiamo detto più precedentemente, anche a carico del sistema cardiovascolare, che anche qui ha bisogno di riposo. Noi teniamo conto che la frequenza cardiaca, per andare proprio sul banale, durante la notte si abbassa, giustamente, sì, si abbassa, scende a 60, sotto i 70 sicuro, è una maniera di riposo del nostro muscolo cardiaco. Che è quella fase, adesso non lo so, io la butto lì, poi lei mi dirà se ho meritato il 10 o la tiratina di orecchie. Siamo nella fase REM, no? In quella che si definisce fase REM. Sì, nella fase REM ancora è più accentuato, ma in tutto il sonno si ha una fase di riposo. Anche nella fase REM è estremamente vero, questo è estremamente importante. Che succede? Che questi pazienti, se andiamo a vedere la frequenza cardiaca, ha valori superiori a quelli di giorno, a quella diurna. Perché? Perché quando magari si è in piena attività, no? E quindi durante la notte invece il muscolo cardiaco, invece di riposare e lavorare a una frequenza di 60, lavora a una frequenza di 90. Arriva a picchi anche di 120 di frequenza durante il risveglio delle apnee. E questo, ovviamente, tutta questa ginnastica notturna al cuore non fa bene. Allora, abbiamo parlato approfonditamente, credo. Ci sarebbe ancora tempo per farlo, ma poi magari torniamo su alcuni punti di sostanzialmente cos'è l'apnea ostruttiva del sonno. Ma a questo punto, dopo aver detto quali sono le cause, eccetera, eccetera, vediamo come invece si può prevenire, se si può prevenire. Beh, la prevenzione in parte già l'abbiamo detto, togliendo quei trigger, quegli stimoli che possono favorire le apnee durante il sonno, cioè abbiamo detto alcol, sostanze farmacologiche, deprimenti, eccetera, eccetera. Una prevenzione importante si può effettuare, per esempio, se teniamo conto che l'apnea ostruttiva del sonno è molto frequente negli obesi, anche se è presente anche in una larga fascia di soggetti normopeso, addirittura sottopeso, però è molto più frequente nei soggetti obesi, questo è un dato di fatto. Quindi già fare una prevenzione dell'obesità, che fa bene per tante cose, a livello metabolico, prevenzione metabolica, prevenzione cardiovascolare, anche prevenzione dell'apnea ostruttiva del sonno. Quindi, diciamo, il cercare di rimanere nei limiti, diciamo, fisiologici del peso è un fattore preventivo estremamente importante. L'attività fisica è un'altra cosa estremamente importante, la riduzione o l'abolizione dell'abitudine al fumo, per chi fuma, perché il fumo determina un'infiammazione delle vie superiori, per cui si costringono più facilmente. Diciamo, tutta una serie di fattori che ci aiutano, diciamo, a prevenire questa patologia. Dunque, questo per quanto riguarda la prevenzione. Adesso entriamo in un capitolo che è davvero molto molto importante. Parliamo della diagnosi. Io cerco di farmi capire anche da chi ci sta seguendo e magari no, sta con attenzione cercando di valutare bene tutto quello che finora stiamo dicendo. Però andiamo sul pratico. Se domani mattina mia moglie mi dice: guarda che tu c'è un periodo che russi, ti agiti, ti alzi, sudi, ti sento stanco durante il giorno, ma se, non lo so,
ti consiglio, fatti un controllo. Ecco, a quel punto, visto che mi ha messo la pulce nell'orecchio, come si dice, a chi mi devo rivolgere in prima battuta? Beh, la prima battuta, come per tutte, diciamo, le problematiche, è sicuramente la figura del medico di medicina generale. Andare, diciamo, a raccontare queste cose possono essere... Quindi al medico di base. Che possono essere banali. Diciamo, intanto, porre il problema al medico di medicina generale, al medico di famiglia. Il medico di famiglia negli anni è stato, diciamo, ci ha seguiti in questo percorso, diciamo, di formazione anche su tutte quelle che sono le novità, perché teniamo conto che questa è una patologia, fra le altre cose, relativamente giovane. La definizione è stata fatta nei primi degli anni 80, quindi 40 anni, 45 anni, che si conosce la patologia e che la si studia e che la si... quindi non è una patologia relativamente giovane. Però il medico di medicina generale è abbastanza informato su come fare la diagnosi. Fare la diagnosi è una diagnosi e poi mirerà il paziente presso i centri che si occupano di questa problematica, sono centri pneumologici nella maggior parte dei casi, e la diagnosi si fa con il monitoraggio cardiorespiratorio notturno oppure la polisonnografia. Parliamo proprio di polisonnografia, in cosa consiste? La polisonnografia consiste nella registrazione di tutta una serie di parametri. Se mandiamo la figura, perfetto, qua c'è tutta una serie di parametri vitali attraverso dei sensori posizionati al dito, delle fasce toraciche, dei sensori posizionati al naso. Questo qua ci consente di misurare l'attività respiratoria durante il sonno, e se mettiamo degli elettrodi anche a livello del cuoio capelluto andiamo a misurare anche l'elettroencefalogramma durante il sonno. Quindi questo qua che abbiamo descritto è l'esame polisonnografico o la polisonnografia. Si è visto però che la polisonnografia è un'indagine un po' indaginosa, perché il paziente dovrebbe avere anche degli elettrodi fissati a livello della calotta cranica, di non facile anche interpretazione. Si è visto che un monitoraggio cardiorespiratorio nella stragrande maggioranza dei pazienti, quindi in più del 95% dei pazienti, riesce a fare diagnosi senza l'uso dell'elettroencefalogramma. Quindi parliamo di monitoraggio cardiorespiratorio notturno completo, che prevede, come visto, poligrafia respiratoria. O poligrafia respiratoria, ci sono vari modi per definire la cosa. La poligrafia respiratoria o monitoraggio cardiorespiratorio, perché viene misurata anche l'attività cardiaca in termini di frequenza, in termini anche di forma d'onda del polso periferico, e ci fa fare diagnosi, per cui abbiamo un esame estremamente semplice da fare, poco invasivo, un esame con apparecchi, devo dire, anche poco costosi da un punto di vista e contracciati, diciamo, facilmente per noi, per gli esperti, diciamo, leggibili e valutabili, e con una diagnosi non solo di certezza di apnee, ma anche ci consente di quantificare la gravità dell'apnea in un singolo esame. Quindi riusciamo a fare diagnosi e a vedere con una singola notte di registrazione la gravità del paziente, cioè se è di forma lieve, moderata, severa, cioè come in tutte le patologie ci sono vari stadi, vari step. Accertato tutto questo, alla fine si può parlare di sindrome quando? Si parla di sindrome quando alle apnee che noi misuriamo durante la notte corrispondono dei sintomi durante il giorno o delle alterazioni, diciamo, fisiopatologiche durante il giorno. Vengo con un esempio pratico. Se il paziente ha il russamento, facciamo l'esame, vediamo che durante la notte ha tante apnee, poi andiamo a controllare bene quello che è la storia clinica del paziente, vediamo il paziente anche iperteso, ha anche sonnolenza di giorno, ha tutta una serie di sintomi e patologie collegate all'apnea, allora parliamo di sindrome, quindi di apnea ostruttiva del sonno, perché c'è una fascia di questi pazienti che hanno apnea durante il sonno, quindi hanno la patologia, hanno l'apnea ostruttiva del sonno, ma non la sindrome, che non hanno sonnolenza di giorno, perché non si manifesta l'altra caratteristica di questa patologia, che non si manifesta in tutti i pazienti alla stessa maniera. Ci sono pazienti che
hanno dei sistemi di compenso, per esempio del sistema nervoso centrale, che hanno tante apnee quando il paziente ha sonnolenza, ma non hanno assolutamente sonnolenza. E questi sono i pazienti più difficili da individuare e anche più difficili da trattare. Adesso ci arriviamo al trattamento, perché un'altra mia curiosità è questa. Parliamo di apnea notturna che si manifesta quando appunto si dorme male, l'abbiamo detto. Parlando anche di quello che è il riposino dopo pranzo, no? La cosiddetta, che qua è insomma abbastanza praticata al sud Italia, vuoi per la condizione climatica, vuoi per la condizione anche culturale che ci portiamo dietro, per molti è quasi una necessità, no? Metabolica, è come riprendere. Ma si può manifestare anche con un sonno breve durante appunto il riposino pomeridiano? Sì, sicuramente sì, il sonno è sempre sonno. E non cambia l'ora in cui si dorme, e appena il paziente si addormenta va in stadio già 1 di sonno. Il paziente che ha apnee durante anche la notte le avrà anche durante il giorno, per cui anche la terapia, anticipando un po' quello che dovremmo dire sulla terapia, anche la terapia va fatta durante i riposini, diciamo. Ecco, lì abbiamo un'altra diapositiva, un altro grafico, qui ci avviciniamo sempre più, no? Sì, questo è un tracciato. Sì, questo è un tracciato poligrafico, quindi manca l'elettroencefalogramma, è un tracciato compresso, diciamo, sulla scala temporale di un'intera notte di registrazione. Vediamo come, diciamo, è un po' difficile spiegarlo così, diciamo, per i profani. Comunque vediamo come ci sono delle desaturazioni, se vedete la traccia in azzurro, che è quella intermedia, vedete che ci sono degli abbassamenti, queste sono delle desaturazioni, cioè delle riduzioni dell'ossigenazione durante il sonno. Ormai, e poi anche delle interruzioni durante del flusso. Per dare un esempio di quello che succede proprio a questo parametro, che è la saturazione ossemoglobinica, con la quale siamo tutti diventati, diciamo, esperti col Covid, perché certo. Tutti abbiamo comprato il saturimetro, sappiamo che cosa serve, e ci hanno detto di allarmarci quando la saturazione è intorno ai 92-90, se scende sotto 90 è una condizione di gravità importante, rivolgerci, ce l'hanno detto, l'abbiamo imparato. E se prendiamo questo come pietra di paragone, teniamo conto che un paziente che va in apnea durante il sonno, durante quei 20 secondi, 30 secondi di apnea, la saturazione scende anche a 70. Se è un super obeso, se è molto obeso, quindi ha poca riserva di ossigeno perché il polmone è più piccolo e compresso dall'obesità, scende anche a 65, cioè per pochi secondi però scende tanto. Però siccome queste apnee in una notte un paziente grave ne ha 300, 400, 500, 500 per pochi secondi fanno minuti, certo, se non ore di ipossia, e questo è grave. E quindi anche qui, no? Capire bene, perché ci sono dei momenti importanti che magari, ripeto, ma mi darà conforto lei, da soli, dormendo da soli, non lo si percepisce. Sicuramente no. Almeno che non si ha quella sensazione che spesso ci può capitare, magari per altri versi, perché la stanchezza o un lungo viaggio ci ha portato a questo tipo di sensazione, è quella di svegliarsi perché si ha la sensazione di cadere, no? Di strapombare. Sì. L'unico sintomo notturno che può riferire il paziente è questo, proprio soggettivo, è quello della e dei risvegli improvvisi con fame d'aria, con difficoltà a respirare, ma questo purtroppo succede solo nelle forme proprio più gravi, cioè più pazienti che hanno più severi possono arrivare proprio ad avere non dei micro risvegli, ma dei risvegli veri e propri con fame d'aria. E l'altro sintomo più importante, anche se ripeto non comune al 100% della popolazione di pazienti apnoici, ma solo al 60-70%, è la sonnolenza diurna. E altro sintomo che riferisce il paziente senza bisogno del partner è il fatto che la nicturia, l'alzarsi più di due volte ogni notte per andare a urinare. Questo è un sintomo, diciamo.
Altra domanda a margine, no? Perché abbiamo detto che tra le cause ci possono essere, sono tanti i fattori, la condizione climatica in una situazione di eccessivo caldo o di umidità in qualche modo può far capire al soggetto se si tratta solo di una cosa temporanea o può incidere sulla respirazione notturna, sul riposo notturno? Alla lunga, voglio dire. Sì, tutti i fattori diciamo, ambientali incidono in qualche maniera, però diciamo che i fattori anatomico-funzionali del soggetto sono di gran lunga più importanti dei fattori ambientali. Sono quelli che bisogna sono monitorare. Sono quelli che andare certo. a cercare. Andiamo, abbiamo parlato quindi di diagnosi, andiamo al trattamento. No? È altro capitolo davvero molto importante. Ecco, come si interviene? Quali sono i trattamenti, se ci sono dei trattamenti credo proprio di sì, farmacologici, ma non solo. Allora, il trattamento è una patologia la cui origine, diciamo, come abbiamo detto, è l'ostruzione, un'ostruzione meccanica delle vie aeree superiori. Quindi il trattamento principe, il trattamento cardine, è meccanico. È l'applicazione di una pressione positiva a livello delle vie aeree superiori e con un apparecchio che viene chiamato CPAP. CPAP è Continuous Positive Airway Pressure, ecco. Che tradotto in italiano significa pressione positiva continua sulle vie aeree. Praticamente, in parole povere, come potete vedere da questa figura, è, se guardate sul retro, sullo sfondo dietro sì. la testa del soggetto, c'è un ventilatore, un apparecchio che possiamo definire in maniera molto, diciamo, terra-terra, un compressore computerizzato. Non è altro che un compressore che genera aria compressa, quindi un'aria con una pressione, e che viene computerizzato perché? Perché viene regolata la pressione a secondo delle esigenze del soggetto, ovviamente. Questa pressione di aria attraverso questo tubo viene convogliata attraverso la mascherina, che come vedete è una maschera, in questo caso che prende naso e bocca, ma la maggior parte prendono solo il naso, uh-huh. e viene convogliata nelle vie aeree, dilata le vie aeree e fa sì che il soggetto non respiri regolarmente. Il soggetto quindi respira di suono, non è un ventilatore polmonare la CPAP. Ecco, spieghiamolo bene perché... Non è un ventilatore polmonare. Magari molti poi dicono, ma allora no. Arriviamo all'ossigenoterapia. Quasi. Non c'è, invece no, non anzi l'ossigeno è controindicato, assolutamente no. Ecco, spieghiamolo bene perché... Guardi, questo serve un apparecchio che serve a tenere aperte con una colonna, è come se noi mettessimo uno stent, tutti sappiamo se è uno stent, qualcosa che dilata. Sì, che dilata, certo. Che è uno stent, diciamo, con una colonna aerea, è un'aria a pressione, come quando noi gonfiamo un palloncino o un canotto. Il canotto si gonfia. Costante, il canotto non si può mai chiudere. Quindi questa pressione costante determina un'apertura delle vie aeree e il soggetto respira di suo con i suoi muscoli respiratori. I vantaggi sono, diciamo, è una terapia che è stata messa a punto agli inizi, dicevo, degli anni Ottanta, su qualche anno dopo la formulazione della diagnosi e della definizione della patologia. Quindi una terapia che vanta tanti anni. Ventilatori, io è da una trentina d'anni che sono nel settore, ho visto da ventilatori che erano grandi quanto una valigia da emigrante più... Poi si sono via via rimpiccioliti, ora le dimensioni sono molto piccole. La tecnologia diciamo che ha fatto passare sì, in tutti i settori, no? Ormai prima facevano un rumore terribile, disturbavano il partner. Quindi disturbavano il sonno, sì, c'era la controindicazione. Ora sono assolutamente, tante volte li accendiamo e non sappiamo se sono accesi o spenti, se non li ascoltiamo attentamente perché il numero di decibel si è molto ridotto. Danno la risoluzione del 100% delle apnee, non c'è nessun problema, basta trovare la pressione giusta, questo è il compito del medico, perché abbiamo detto poco fa che diciamo, i sintomi sono un po' variabili fra la popolazione, ma anche la risposta alla terapia è variabile, per cui ci sono soggetti che bisognano di una pressione bassa, altri di pressioni più alte in base alla loro conformazione. Quindi il lavoro del medico è molto importante in questo, sia nel momento della diagnosi ma anche nel momento della
prescrizione del ventilatore, della, noi la chiamiamo titolazione del ventilatore, cioè trovare la pressione giusta per quel paziente, per il paziente, chiaro. Personalizzare la terapia per quel paziente. Quindi la CPAP è fondamentale perché si è visto, ci sono studi che, ripeto, datano 40 anni, riducono, sicuramente migliorano quella che è la performance diurna, quindi abbattono completamente la sonnolenza, il paziente torna ad avere un'attività, diciamo, cognitiva importante, ritorna ai suoi livelli di normalità, riducono molto il rischio cardiovascolare, in maniera importante, questo è estremamente importante, e fanno sì appunto che migliorano tutto quello che è la qualità di vita del paziente e incidono pesantemente sulle comorbidità. E non abbiamo parlato di un altro aspetto che è lo stroke l'ictus. La terapia, l'apnea ostruttiva del sonno è una delle cause che possono favorire la l'ictus cerebrale. Quindi. E quindi facendo prevenzione con la CPAP si è visto che i casi si riducono in maniera drastica. E quindi, poi magari tra 5-6 minuti, quando saremo quasi alla fine di questo appuntamento, faremo un rapidissimo riassunto, no? Perché abbiamo focalizzato alcuni punti molto importanti. Quindi abbiamo detto il trattamento attraverso l'uso del CPAP, che è questo ventilatore munito di mascherina, che diciamo, è anche abbastanza leggero, non gestibile poi durante il sonno, perché molti insomma, si preoccupano del fatto che può dare ulteriore disturbo, invece no, è materiale leggero. No, il materiale adattabile. È molto adattabile, e nel corso degli anni anche qua sono stati fatti dei progressi enormi sulla qualità delle maschere, sui diversi modelli di maschera, mentre prima esisteva solo la maschera nasale oppure l'oro nasale come questa che abbiamo visto qui presentata in diapositiva, ora ci sono tutta una serie di maschere, addirittura di cuscinetti nasali che occupano solo le narici, lasciando libero la visione del soggetto. Assolutamente. Ci sono tutta una serie di, e per cui anche questo è un dato estremamente importante, non solo titolare il ventilatore, cioè trovare la pressione giusta, ma anche trovare la maschera giusta, cioè l'interfaccia, la mascherina giusta per quel tipo di paziente, perché alcuni tollerano meglio una piuttosto che un'altra. Grazie a Dio ora non abbiamo, 30 anni fa avevamo un solo tipo di maschera, due tipi, ora ne abbiamo 40 tipi, quindi ci possiamo, diciamo, sbizzarrire a trovare quella che è la personalizzazione della terapia. Poco fa parlava di macchinari a volte, no? Grandi come valigie, questo è così piccolo che è facile da trasportare, da portarsi in viaggio, no? Sì, sicuramente sì. Io ultimamente non tanto, ma viaggio, diciamo, parecchio in aereo. E mi vede, siccome conosco bene le valigette di trasporto, che sono piccoline così, di queste CPAP, ce ne sono diverse, ognuna per... Lo vedo spesso al check dell'aeroporto, sì, che tirano fuori queste... diventa uno strumento indispensabile. È molto comune, diciamo, la patologia è molto comune, il trattamento, diciamo, questo è il trattamento principale, non abbiamo parlato degli altri trattamenti. Ci arriviamo perché poi... ne parliamo subito, anche perché poi dobbiamo andare quasi verso la chiusura per dire del controllo, l'efficacia della terapia nel controllo, il controllo terapeutico. Sì. E allora, la CPAP è estremamente importante, abbiamo detto, va titolata, va adattata al paziente. Il paziente però, una volta, tornando al suo discorso, dai sintomi, poi arrivare alla diagnosi, arrivare alla terapia, una volta impostata la terapia, ovviamente il paziente non va abbandonato, perché sennò il paziente comincia a non usarla, quindi nei nostri centri, deve essere seguito. E nel mio centro, ma anche in quello di tutti, diretto a tutti gli altri pneumologi, in Italia, in Sicilia, il paziente viene sempre seguito in follow up, almeno una volta l'anno, ogni 6 mesi, il paziente viene seguito, viene a controllo, e ormai con la telemedicina, questi apparecchi, la maggior parte di questi apparecchi, diciamo la stragrande maggioranza di questi CPAP, sono dotati di memoria interna, sono dotati anche di dispositivi Bluetooth che trasmettono i dati in rete, quindi, per cui noi possiamo fare della telemedicina molto efficace su questi pazienti, controllando
con dei programmi appositi un gran numero di pazienti e verificando che facciano la terapia essenzialmente e che questa terapia sia efficace nel ridurre o nell'abolire, che è l'obiettivo nostro, le apnee del sonno. Quindi mi pare di capire che la domanda era, l'avevo segnata io, si può guarire definitivamente da questa patologia, cioè dall'apnea notturna, o bisognerà convivere con le terapie e i trattamenti, appunto tipo la CPAP? Allora, la risposta è un po' complessa, nel senso che anche questo varia da soggetto a soggetto. Se abbiamo un soggetto che è un grande obeso, in cui la causa principale in questo soggetto è l'obesità, e poi per il resto non ha alterazioni anatomiche, è un soggetto giovane, noi abbiamo visto soggetti anche super obesi che a seguito di interventi mirati, diete, chirurgia bariatrica, hanno perso e sono ritornati in normopeso, abbiamo visto che questi soggetti non hanno più bisogno della CPAP, non hanno più apnea. Questo ovviamente non è valido per tutti gli obesi, ma diciamo una buona fetta di questi, se ritornano a normopeso, possono pensare di non usare più la CPAP e di guarire, fra virgolette, dalla patologia. Altri soggetti, mi riferisco ai normopeso, in cui l'obesità ovviamente è un fattore facilmente, non sempre facilmente, comunque su cui si può incidere in maniera efficace, in cui c'è un sistema, diciamo, anatomico, funzionale e deficitario, allora lì la guarigione, diciamo, è molto ma molto difficile, tranne che non ci sia un'anomalia anatomica importante. Soggetti per esempio che hanno un palato troppo lungo, allora qui gli otorino fanno delle chirurgie anche molto avanzate, anche conservative ultimamente, che riescono, diciamo, a dare sollievo a questi pazienti, a migliorare questi pazienti. Quindi, diciamo, c'è un certo margine. I pazienti, per esempio, che hanno un'iperreattività del loro sistema respiratorio, per cui sono più prone alle apnee, ci sono dei farmaci che sono allo studio, ancora non sono stati, allo studio, diciamo, in fase avanzata, quindi, di studio, che sono molto promettenti e che in un futuro, spero prossimo o quantomeno non lontano, possono essere usati, ma non per tutti i pazienti, sempre per una sottopopolazione di pazienti che rispondono a questi farmaci. Quindi, diciamo, chiudendo un poco il discorso del trattamento e dell'aspettativa di questi pazienti, la CPAP funziona in tutti i pazienti, in tutti, assolutamente. Gli altri trattamenti in pazienti individualizzati, in categorie di pazienti, per cui andare a studiare bene il paziente per cercare di dare una risposta. Servirà necessariamente intervenire con una terapia chirurgica, no? Sì, oppure perdere peso, terapia chirurgica, diciamo, altre forme, avanzamenti mandibolari, ci sono anche gli avanzatori mandibolari, ci sono tutta una serie di device che ci aiutano. Credo siamo in chiusura di trasmissione, il tempo a nostra disposizione si è del tutto esaurito e credo abbiamo fatto però, come dire, in questi 45 minuti un quadro complessivo e abbiamo approfondito diciamo una sintomatologia che poi è una vera e propria patologia, no? Quella dell'apnea ostruttiva del sonno. Abbiamo dei dati ufficiali su quanti italiani, per esempio, in media soffrono di questa patologia o no? O c'è una fase di studio approfondita? Allora, dati certi non ce ne sono, però da quello che è, diciamo, sono le casistiche, i dati epidemiologici internazionali che sono più precisi di quella italiana, la stima, diciamo, abbastanza importante, si parla di milioni, non di centinaia di migliaia, si parla di milioni, diversi milioni di italiani, 5-6 milioni di italiani che hanno questa patologia. Glielo chiedo perché, e poi chiudiamo qui, perché si tratta di patologia che però può essere correlata o in qualche modo causata anche da altre patologie nascoste che possono riguardare, come dicevamo, il sistema cardiovascolare, il sistema nervoso. Quindi
fate attenzione, soprattutto cercate di prevenire ai primi sintomi, ai primi campanelli d'allarme, affidatevi al vostro medico di famiglia e poi agli specialisti. E quindi noi siamo stati contenti oggi di aver ospitato il dottor Salvatore Bellofiore, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, che ringraziamo, ad una prossima volta magari per approfondire meglio. Grazie a voi. Grazie a chi ci ha seguito, appuntamento alla prossima.